Siamo certamente in un supermercato, ma è un supermercato speciale, un supermercato dove chi viene non paga e dove arriva tutto donato o acquistato attraverso la carità che la gente fa alla Chiesa Cattolica e fa alla Caritas. E noi volutamente abbiamo voluto trascorrere il tempo del Natale in due luoghi di carità, in due presepi viventi, dove Gesù è vivo veramente. Se ricordate, il primo luogo è stata la Caritas diocesana, la mensa della diocesi di San Severo, e il luogo della preghiera, la cappella, e poi l'emporio della solidarietà, da cui vi trasmettiamo e in cui trasmetteremo anche domani. E domani chiuderemo il ciclo, diciamo, delle riflessioni del tempo del Natale con la festa della solennità della Epifania. Quindi domani ricordatevi non solo di fare i regali ai vostri bambini, ma anche a quei bambini che regali non ne hanno. E ricordatevi che qui potete portare tanti doni, tutto ciò che può servire a un bambino e a una famiglia. Ma torniamo al significato dei Magi. Questi Magi, che cosa ci insegnano? Qualcuno mi ha scritto dicendo che il presepe è roba da bambini. Ma forse è anche vero. Ma Gesù ci ha detto che dobbiamo diventare bambini nel cuore per poter salvarci, per poter essere felici. E qualche altro mi ha scritto che è lontano dal Signore, ha perso la fede che aveva ricevuto nella sua casa, dai suoi genitori, ha perso la fede, lui dice, e io non ho motivo di non crederci, per colpa del cattivo esempio di alcuni cristiani e di alcuni sacerdoti. E noi dovremmo saper ascoltare queste persone, perché spesso con i nostri atteggiamenti allontaniamo le persone. Allora voglio dire a Tommaso, perché si chiama Tommaso, che la figura dei Magi ci dice una cosa essenziale, che anche se noi siamo lontani dal Signore, dalla Chiesa, è sempre possibile tornare. È sempre possibile andare verso le Betlemme della nostra vita, dove incontrare il Signore. Difatti, Papa Francesco dice nella lettera sul presepe che i Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Difatti, i Magi fecero un lungo viaggio guardando con la guida della stella cometa. I Magi sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d'infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme. E il viaggio della nostra vita a volte è lungo, è pericoloso, è rischioso, è faticoso, cadiamo, ci rialziamo, ma è possibile arrivare a Betlemme. Davanti al re bambino li pervade una gioia grande. Questo è un dono bello. Davanti a quel bambino lascia perdere, Tommaso, le controtestimonianze di noi cristiani, di noi ministri della Chiesa, ma davanti a quel bambino il tuo cuore sentirà una gioia grande. E questo lo auguro non solo a Tommaso, ma a tutti i Tommasi che ci possono ascoltare, ma anche a me e a te. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.